Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Prima di iniziare però vorrei farvi una premessa, se notate dietro di me sono spariti tutti i libri che avevo. No, non li ho venduti, non ho fatto niente di questo, bensì mi sto per trasferire. Quindi presto vedrete anche un background diverso, ma non vi faccio spoiler. Detto ciò vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che qualcuno di voi mi ha richiesto tramite il Google Docs. Di conseguenza, iniziamo immediatamente. Siamo a Derby, nel Montana. E sono le 16:30 del 10 giugno 2007. Una donna chiama il 911. A rispondere è il centralino della contea di Ravalli. La donna, al telefono, dice: «Sono appena rientrata a casa e deve essere successo qualcosa a mio marito. C'è del sangue, ha gli occhi pieni di lividi ed è freddo, non respira!» L'operatore del centralino risponde: «Stiamo mandando qualcuno sul posto per aiutarla, non riattacchi!» La donna riprende, dicendo agitata: «No, no, non voglio aspettare qui, non so se c'è qualcuno dentro casa!» Questa donna è chiaramente nel panico, in quanto suo marito non dà segni di vita. Quando l'operatore le chiede chi sia, la donna si identifica come la 42enne Anne Stout. Con lei in casa c'è anche suo figlio, che è un adolescente, Matthew. Anne continua a rimanere in chiamata con l'operatore del 911, mentre ripete che lì proprio non si sente sicura. Ha paura che qualcuno possa aggredire lei o suo figlio. Inizialmente questa situazione viene presa come un'emergenza medica. La casa è in una zona isolata, lontana dall'autostrada. È situata verso le montagne, quindi l'ambulanza avrebbe dovuto percorrere 15 km per arrivare a destinazione. Il marito di Anne, l'uomo senza vita, si chiama Bill Stout. Ma chi è Bill? Come al solito facciamo un passettino indietro. Bill e sua sorella Mitzi sono cresciuti a Prandale, in California, e in pratica hanno vissuto in campagna. A Bill piacciono le motociclette, la pesca e la caccia. È un ragazzo molto spensierato e lavora con sua sorella nell'azienda di famiglia. Si occupano di cartongesso. Bill apprende tutto ciò che ha imparato da suo padre per poi metterlo in pratica, avviando un'attività tutta sua. L'uomo è felice e soddisfatto del lavoro che fa. È orgoglioso ed è un vero esperto nel campo. All'inizio degli anni 80 l'uomo frequenta molto spesso una tavola calda, che si trova a Salinas, in California, dove c'è una cameriera di nome Ann Moreno che lo serve in ogni occasione. Se lo vede, Ann si precipita al suo tavolo per prendergli l'ordine. È chiaro che ad Ann piaccia molto Bill. Lo notano anche le sue colleghe che ogni tanto la prendono in giro. Però, di fatto, tra Ann e Bill si crea un forte legame. Così Bill, tutte le mattine, inizia ad andare a bere il caffè proprio in quella tavola calda. Un giorno Bill invita Ann fuori a cena e quest'ultima accetta. I due si frequentano per un paio d'anni e poi si sposano. Negli anni successivi nascono due bambini, prima Noah e poi Matthew. Inoltre c'è anche Benjamin, il figlio che Ann ha avuto da una relazione precedente. Nell'agosto del 1995 Ann e Bill si trasferiscono con la famiglia a Derby, nel Montana. In realtà è Bill che vuole abbandonare la California per vivere in Montana, in una zona vicina ad una riserva naturale. Il suo sogno è quello di costruire una casa con le sue mani e con l'aiuto dei suoi figli. E ce la fa. Quella è la casa in cui avrebbe vissuto per tutta la vita con la sua famiglia, ed è bellissima. Bill e Dan quindi hanno una bellissima casa, i loro figli vanno bene a scuola. Anne lavora in un resort di sera, mentre Bill lavora principalmente con il cartongesso. Va spesso con i figli a pesca o a caccia, e peraltro hanno anche un cavallo su cui ogni tanto fanno delle passeggiate. Insomma, la famiglia Stout ha una bella casa, ha una bella vita. Pare non abbiano alcun problema finanziario. Tutto quindi procede per il meglio. Ma facciamo un balzo avanti, torniamo al 10 luglio del 2007. Mentre i soccorsi giungono a casa Stout, Anne rimane in linea col 911. Dice di nuovo di voler andare dai suoi vicini, non vuole stare ad aspettare davanti a casa sua, si sente in pericolo. Così Matthew e sua madre salgono in macchina e vanno dai vicini. Si precipitano alla loro porta e gli spiegano la situazione. Nel frattempo i soccorsi sono sempre più vicini. Per prima arriva un'ambulanza con a bordo due paramedici. Appena entrano in casa si dirigono in camera da letto, dove trovano Bill,
ancora sotto le coperte, senza vita. È già intervenuto il rigor mortis. Questo vuol dire che i paramedici capiscono immediatamente che questo uomo è venuto a mancare da parecchio tempo. Controllando il corpo, peraltro, individuano un'apparente ferita d'arma da fuoco. Quindi si mettono in contatto con il centralino emergenze, dicendo che ritengono necessaria la presenza della polizia. Appena giungono le forze dell'ordine, entrano in casa, ovviamente stanno in allerta, e controllano se in quella casa c'è qualcuno. Quando finiscono di ispezionare tutte le stanze, capiscono di essere al sicuro, si dirigono nella camera da letto dove Bill giace senza vita. Le autorità controllano il corpo ed è evidente. La ferita che ha Bill è sicuramente una ferita d'arma da fuoco. Ha il foro d'entrata dietro la testa e quello d'uscita sulla tempia destra. Non c'è alcuna arma nelle vicinanze. Di conseguenza, la tesi del suicidio viene ben presto abbandonata. A questo punto iniziano le indagini per omicidio. Le autorità intervenute per prime escono da casa Stout per aspettare l'arrivo della polizia scientifica. La scientifica arriva ben presto sul posto. Inizia dunque a prelevare le prove documentando tutto ciò che trovano. A questo punto giunge anche lo sceriffo. Incontra gli investigatori e esamina anche lui il corpo della vittima. E ovviamente la prima domanda che pone alla scientifica è: avete trovato un'arma? Ecco cosa manca, l'arma del delitto. Non sono riusciti ad individuarla da nessuna parte. Anne e il figlio Matthew sono dei vicini, quindi decidono di raggiungerli col fine di porgergli qualche domanda, ovviamente interrogandoli separatamente. Gli investigatori dunque chiedono ad Anne cosa fosse successo nei giorni precedenti. Anne racconta che la sera precedente ha preparato la cena per suo marito Bill e suo figlio Matthew. Hanno cenato con una bistecca e dei broccoli. Poi Matthew è andato a casa di un amico per fare un falò. Dunque è uscito dopo cena, intorno alle 20. Anne e Bill quindi sono rimasti a casa da soli. Approfittano quindi dell'assenza dei figli per stare insieme intimamente. Hanno un rapporto. Poi, verso le 22, Bill è andato a dormire, mentre Anne è rimasta sveglia per aspettare il ritorno di Matthew, che è rientrato verso mezzanotte. Anne e Matthew si sono messi d'accordo per andare a sbrigare delle faccende la mattina seguente a Missoula. Il giorno dell'omicidio, Anne si sveglia verso le 7 del mattino, mentre Bill è ancora a letto che dorme. Anne dice che si è svegliato anche lui per un attimo, col fine di chiedere dove fosse il gatto che avevano preso da poco, in quanto ci era molto affezionato. Anne, a questo punto, vedendolo sveglio, avvisa Bill che sta uscendo con Matthew per andare a fare delle commissioni. Bill annuisce e si rimette a dormire. Anne esce di casa con suo figlio alle 8:15. Quando Anne e Matthew arrivano a Missoula, vanno a fare colazione in un locale, poi si dirigono in un supermercato, in un centro commerciale e infine in farmacia. Dopodiché si avviano per far rientro a casa. Anne dice ai detective che ha provato a chiamare Bill durante la giornata più volte, ma l'uomo non ha mai risposto. Anne giunge a casa alle 16:30 di quel pomeriggio. Lei e Matthew dunque entrano in casa, sistemano la spesa. Dopodiché Anne va a chiamare Bill per capire se per caso è ancora a casa. Anne quindi entra in camera da letto e fa una ghiacciante scoperta. Bill, suo marito, è ancora lì, nel letto, senza vita. A questo punto Anne contatta il 911 col telefono di Bill, che è appoggiato sul comodino. Anne dice ai detective che non ha visto nessuno, ma pensa di sapere chi possa essere il colpevole, anzi la colpevole. Il detective le chiede: quindi chi ha sparato a Bill? Anne ribatte: beh, qualcuno che voleva fargli del male. Il detective risponde: ok, e sa chi potrebbe essere? Ha un'idea di chi potrebbe essere? Anne annuisce e dice: sì, si chiama Barbara Miller. Anne spiega che la storia con Barbara Miller è iniziata ben 7 anni prima, quando una terribile tragedia ha colpito la loro famiglia. Nel 2000, il figlio maggiore di Bill e Barbara, ossia Benjamin, si suicida. Benjamin era un gran bravo ragazzo, ma era depresso. Era uno studente modello al liceo, ma quando è andato all'università? Prendeva solo brutti voti, non andava affatto bene e questo dipendeva dalla sua depressione. Un giorno, dunque, Bill torna a casa da lavoro e trova un biglietto scritto da Benjamin attaccato con una calamita al frigorifero. Quello è un biglietto d'addio. Benjamin è andato ai confini della loro proprietà e si è soffocato da solo. Era in pausa invernale, aveva compiuto 19 anni da poco tempo. Gli investigatori a questo punto chiedono ad Anne come si è rapportato Bill con la morte del figlio. Anne risponde: mi ha sempre ritenuta responsabile, perché sono stata io l'ultima a vederlo. Bill non parla mai di Benjamin. È stata un'esperienza dolorosa per noi perché è lui che l'ha trovato senza vita. Quindi qui c'è un fatto: da quando Benjamin si suicida, le cose cambiano. E qui arriva Anne che fa un altro racconto,
Ossia, Anne dice che nel weekend di Pasqua del 2005 Bill si reca da solo in Arkansas per il matrimonio di un suo amico. Ed è a quel punto che incontra Barbara Miller. Quando torna in Montana i due restano in contatto tramite telefonate, sms ed email. Ma diverse settimane dopo Anne scopre la relazione. Trova un'email di Barbara nel computer di Bill. Anne dice ai detective che è stato un duro colpo per lei. Ma sono riusciti a superare quella crisi. Era molto arrabbiata e ferita, ma ha scelto di perdonare Bill. Alla fine Bill scrive quindi un'email a Barbara per mettere fine al loro rapporto. Bill promette ad Anne che non avrebbe mai più avuto contatti con Barbara. Ma secondo la versione di Anne è proprio Barbara a non prendere bene la cosa. Barbara infatti inizia a perseguitare la famiglia Stout, anche mandando messaggi da account con dei nomi inventati, quindi degli account fake. Anche gli amici di Bill ricevono dei messaggi proprio da Barbara. Matthew, invece, il figlio di Anne e di Bill, riceve dei messaggi dalla figlia di Barbara. Secondo Bill quelle sono delle vere e proprie molestie e ormai tutta la sua famiglia è coinvolta. Questo lo fa stare male, molto male. Nell'estate del 2005 Bill sporge denuncia contro Barbara Miller allo sceriffo della contea di Ravalli. Ma la situazione non accenna a migliorare, anzi, peggiora a dirla tutta. Poco dopo la denuncia infatti Bill ritrova la sua macchina completamente sporca di uova. È convinto che sia stata proprio Barbara a fargli quest'ennesimo sfregio. Bill quindi era convinto che fosse tutto opera di Barbara. Però senza prove che li molestasse di persona, non sono stati in grado di emettere un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti. A quanto dice Anne, per i due anni successivi, ha continuato a ricevere email da Barbara e da sua figlia. Bill è convinto che Barbara vada dall'Arkansas in Montana con l'unico scopo di tormentare lui e la sua famiglia, anche se, a dirla tutta, non ha le prove per dimostrarlo. Anne aggiunge che Bill ha denunciato appena una settimana prima il furto di una pistola che avevano in casa a scopo di protezione. Per l'esattezza, il 31 maggio Bill ha denunciato il furto di un'arma da fuoco che è stata rubata da casa sua. Ha detto che le teneva insieme a delle altre cose in una cassaforte nella sua camera e che proprio quella mattina, aprendo la cassaforte, ha notato che la pistola era sparita. Il detective chiede a Bill se per caso è nei guai. Pensa che qualcuno possa essere entrato in casa sua? Bill risponde che l'unica persona con cui aveva avuto problemi era Barbara. A questo punto, col permesso di Anne, i detective interrogano anche suo figlio Matthew, che identifica anche lui Barbara Miller come la persona che ritiene responsabile della morte del padre. Tutti ritengono che Barbara fosse in Montana a molestare la famiglia Stout. Dopo le deposizioni, Matthew ed Anne tornano a casa. Quando viene rimosso il corpo di Bill, viene ritrovato un bossolo di una 9 mm tra le lenzuola. Inoltre c'è anche un proiettile nel materasso. Mentre la scientifica continua ad esaminare la camera, lo sceriffo e gli investigatori si dirigono nel garage. Notano immediatamente che la borsa laterale sulla moto di Bill non è ben allacciata. Quindi la aprono e trovano la presunta arma del delitto, una pistola da 9 mm. All'inizio le autorità cercano delle impronte digitali sull'arma, che però non vengono rilevate. Probabilmente quell'arma è stata pulita con un panno ed è stata usata con dei guanti di gomma. Con l'aiuto delle analisi però i detective riescono a stabilire che quella è l'arma del delitto e che in effetti è stata usata da qualcuno con indosso dei guanti di gomma. Gli investigatori a questo punto si fermano un attimo e si rendono conto che c'è proprio qualcosa che non torna. È strano, pare che qualcuno abbia rubato la pistola di Bill per poi tornare col fine di ucciderlo, per poi nascondere la pistola a casa di Bill. Tutto ciò non ha senso. C'è decisamente qualcosa che non va. Nel frattempo gli investigatori stabiliscono che quell'arma effettivamente è registrata a nome di Bill Stout. Le email presumibilmente inviate da Barbara Miller alla famiglia Stout hanno contribuito a confermare delle molestie. Molto probabilmente quindi Barbara Miller è coinvolta. Tutte le email che ha inviato hanno un tono molto ma molto minaccioso. La polizia a questo punto si mette sulle tracce di Barbara Miller, scoprendo che abita a Fort Smith, in Arkansas. Così la polizia della contea di Ravalli contatta la polizia della contea di Fort Smith, col fine di interrogare Barbara Miller. Due detective quindi si presentano alla sua porta e le dicono che devono parlarle di Bill Stout. La donna è confusa e chiede agli agenti: ma perché? Cos'è successo? Gli agenti dicono a Barbara che Bill è stato ucciso di recente. Quindi lo sceriffo locale ha chiesto loro di porgerle qualche domanda. Barbara fa accomodare gli agenti in casa e le chiedono immediatamente informazioni sulla storia tra lei e Bill. La donna risponde: beh,
Ormai non c'è più molto da raccontare. Ho conosciuto Bill poco dopo aver finito il liceo, in California. Così abbiamo iniziato ad uscire. Siamo stati insieme per un po', ma la relazione non andava bene. Così ci siamo lasciati di comune accordo. Barbara aggiunge: sono passati anni da quando ho parlato per l'ultima volta con Bill. Ebbene, nel weekend di Pasqua del 2005, Bill è davvero andato ad un matrimonio in Arkansas, ossia il matrimonio della sorella di Barbara. In quell'occasione i due si sono rivisti dopo anni. Quindi, cosa è successo durante quel fine settimana? Bill e Barbara stanno insieme per tutto il weekend. Parlano tanto e Bill le confessa che il suo matrimonio è in crisi. Bill dice che ormai è solito dormire sul divano. Così Barbara inizia ad organizzarsi per andarla a trovare in Montana. Barbara è al settimo cielo ed è entusiasta di aver ritrovato Bill. I due continuano a sentirsi tutti i giorni. Poi, di punto in bianco, un giorno Barbara riceve un'email da Bill che le chiede di non contattarlo mai più. Bill dice a Barbara che in realtà ama sua moglie e quello che c'è stato tra loro due è stato solo un grande errore. Così Barbara gli risponde, ma il tutto si conclude lì. Barbara sottolinea che ha sentito Bill più di 2 anni prima, poi non c'è più stato alcun contatto. Barbara proprio dice: io non mando una mail a Bill dal 2005. Perché? Perché aveva imparato la lezione. Sua moglie Annie, infatti, aveva detto a Barbara che non avrebbe mai più dovuto contattare suo marito per nessun motivo. Anne convince addirittura suo figlio a scrivere a Barbara dicendole che ha totalmente rovinato la loro famiglia. A questo punto il detective chiede a Barbara: e che mi dice della mail in cui ha scritto che presto Anne sarebbe stata fuori dai giochi? Barbara strabuzza gli occhi e dice: come prego? Il detective continua: beh, possiamo anche parlare delle mail che ha inviato agli amici di Bill. Barbara a questo punto si blocca, ci pensa un attimo ed esclama: ma io non ho mai scritto agli amici di Bill. Il detective a questo punto le porge un plico di fogli con stampate tutte le mail che Barbara ha scritto alle persone attorno a Bill. Barbara però prende quel plico di fogli, legge quelle mail e si rende conto che per lei quelle mail sono del tutto estranee. Non le ha scritte lei, anzi non le ha neanche mai viste prima. Provengono da un account con un nome strano, peraltro, e Barbara non è proprietaria di quell'account. Quindi dice il detective: io non ho mandato queste mail. Non l'ho mai fatto. Il detective ribatte: può dirci dove si trovava tra il 9 e il 10 giugno? Barbara ribatte: sì, era 3 giorni fa. Ero qui, in Arkansas. Ho fatto la spesa. Io ed il mio fidanzato abbiamo preso delle cose per il compleanno di mia sorella. C'era tutta la mia famiglia. Mentre il 10 giugno sono andata a lavoro e sono rimasta fino alle 18. Tutti i miei colleghi possono confermarlo. I detective a questo punto hanno tutte le risposte che cercavano. Salutano Barbara e la ringraziano per aver concesso loro del tempo. A Fort Smith i detective ascoltano l'alibi e le dichiarazioni di Barbara e le verificano anche in fretta e scoprono che in effetti quella sera Barbara era davvero in un negozio in Arkansas. Le registrazioni del negozio lo confermano. Gli investigatori partono anche con i suoi colleghi che confermano la sua presenza a lavoro il 10 giugno. A questo punto Barbara non è più una sospettata. Gli agenti di conseguenza tornano a casa di Anne per effettuare un'ennesima perquisizione e trovano in una cesta di panni sporchi la fondina della pistola di Bill con dei calzini insanguinati. A questo punto danno un'occhiata anche nell'auto di Anne e trovano dei guanti di gomma con delle chiare tracce di sangue. Le analisi della scientifica riveleranno anche delle tracce di polvere da sparo su quei guanti. Poco dopo l'interrogatorio di Barbara, gli investigatori della contea di Ravalli ricevono il referto dell'autopsia di Bill. L'autopsia evidenzia del cibo non digerito nello stomaco dell'uomo, identificato come bistecche e broccoli. Ci sarebbero volute circa 4 ore per digerire quel cibo. E se Bill fosse stato davvero vivo la mattina del 10 giugno, avrebbe dovuto digerirlo. Dopo l'autopsia, il medico legale dice chiaramente che è impossibile che Bill fosse vivo quando Anne ha detto di avergli parlato la mattina del 10 giugno. Ma qui nasce una domanda: perché mai Anne avrebbe dovuto mentire? Si sa che la sera in cui Bill è stato assassinato, Anne era a casa da sola con lui perché i figli non erano in casa. Se Anne aveva sparato a Bill, forse era stata lei a mandare quelle mail che si pensava fossero state inviate da Barbara. I detective a questo punto controllano il computer portatile di Anne e scoprono che l'account del mittente di quelle mail era stato creato usando l'internet browser del suo computer. Quindi il presunto account usato da Barbara in realtà era stato creato da Anne. Anne si connetteva e mandava delle email a Bill, ai familiari e agli amici, fingendosi Barbara. Dopo aver capito che è Anne la fonte delle email e non Barbara,
i detective ottengono una copia dei resoconti finanziari della famiglia Stout e mentre li analizzano scoprono un potenziale movente. Bill aveva un'assicurazione sulla vita da $500,000 e Dan era la beneficiaria. Controllando il computer di Anne più approfonditamente, peraltro i detective fanno ulteriori scoperte. La donna ha fatto parecchie ricerche su internet e le frasi più digitate sono: come uccidere qualcuno, veleni domestici comuni, come far addormentare per sempre qualcuno e farla franca, quali sono i veleni non rintracciabili. La verità è che la relazione tra Anne e Bill era andata letteralmente in pezzi a seguito della morte di loro figlio Benjamin. Bill era rimasto con Anne e la famiglia per tenerla unita. Invece Anne aveva deciso di chiudere la relazione, però voleva anche guadagnarci qualcosa. Anne decide di coinvolgere Barbara, facendola mettere in cima alla lista dei sospettati, per vendicarsi di una serata che Bill aveva trascorso con lei nel lontano 2005. Questi sono tutti segnali di un piano premeditato, pensato a lungo. In pratica è stata Anne a terrorizzare la sua famiglia. Il 15 giugno del 2007, 5 giorni dopo l'omicidio, gli investigatori della contea di Ravalli portano Anne in centrale per un altro interrogatorio. Il detective dice ad Anne: due medici legali hanno dato un'occhiata al caso e hanno detto che dopo le analisi sono arrivati a delle risposte. E una di queste è l'ora della morte di Bill. Anne ribatte: e quale sarebbe l'ora della morte? Il detective risponde: beh, in realtà vorrei che me lo dicesse lei. Anne sbuffa, alza gli occhi al cielo e dice: oh mio Dio. Il detective chiede ad Anne: mi può spiegare cos'è successo davvero quella notte? Anne fa una pausa e poi dice: io non so cosa stia insinuando e non sono sicura di sapere cosa voglia che io risponda. Il detective ribatte: guardi, le dirò tutto quello che sappiamo. Se vuole le spiegheremo tutta la faccenda nei minimi particolari. Ma le dico anche che i risultati delle indagini ci dicono che è lei che ha ucciso Bill. Anne ribatte sicura: no, le indagini non dicono questo, non lo provano affatto e voi non lo sapete perché non è andata così. Il detective a questo punto fa una pausa, poi guarda Anne e dice: posso assicurarti che so per certo che sei la principale sospettata per l'omicidio di Bill Stout, tuo marito. Abbiamo tutte le prove e tutti i risultati per dimostrarlo. So che è morto prima che tu uscissi di casa domenica mattina. Sappiamo l'ora della morte per dimostrarlo. Anne ribatte: lei è così poco informato. Non può provare nulla, le ripeto, perché non sa nulla. Non è informato perché non è successo. Io non ho ucciso mio marito. Il detective a questo punto capisce che Anne ha la bocca cucita. Quindi esce dalla stanza, spiega la situazione ai colleghi, poi rientra nella stanza degli interrogatori e dice ad Anne: la metteranno agli arresti. Anne a questo punto esplode e urla: oddio, dovete proprio arrestarmi? Voi non mi conoscete, non sapete niente di me, di quello che ho dovuto passare. Il detective incrocia le braccia, la guarda, aspetta che finisca la sua manfrina e poi le dice: Anne? La donna risponde: che c'è? Il detective continua: lei è in arresto per l'omicidio di Bill Stout. Il 2 giugno del 2008 inizia il processo ad Anne Stout. L'accusa crede che quando Bill si è addormentato, Anne si sia diretta alla cassaforte per prendere la pistola. Poi è andata in camera dopo aver indossato dei guanti per non lasciare impronte. I figli erano fuori casa, quindi si può dire che Anne ha colto l'occasione per uccidere suo marito. Anne ha sparato in testa suo marito con una pistola da 9 mm e ha aspettato il giorno dopo per chiamare i soccorsi. Di fatto però Anne ha iniziato questa messa in scena mesi prima con le email. Dunque, la chiamata al 911 era solo una parte del suo piano. Il 19 giugno del 2008 Anne viene accusata di omicidio volontario e viene condannata all'ergastolo. Quando Anne viene condannata, fortunatamente i suoi figli sono legalmente adulti e quindi abitano già per conto proprio. La vera tragedia è che Anne non solo ha tolto la vita a suo marito, ma ha anche tolto il padre ai suoi figli e alla sua famiglia. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere stato per voi interessante. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure, che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazze, ciao ragazzi.